cioè le terme sono il volano. Io ritengo e ho detto sempre che abbiamo tantissime risorse, ma quello è un volano, quello è, diciamo, l'elemento in più, e c'è l'unicum che sono poi le grotte vaporose, che noi non possiamo, diciamo, alle quali non possiamo rinunciare, che è stata una delle battaglie che si sta conducendo attraverso i comitati per fare in modo che anche quelle stufe che qualcuno vorrebbe escludere dal bando vengano inserite. L'emergenza tra le emergenze dunque rimane quella delle terme. È da qui che riparte l'impegno di Franco Zammuto, nuovamente nominato dopo una pausa segretario della Camera del Lavoro di Sciacca. Così come ho lavorato per 10 anni, dal 2010 fino al febbraio del 2018, e farò ancora una volta il sognatore, nella speranza che veramente qualcosa possa cambiare. Molti mi hanno dato sempre dell'illuso. A suggellare il ritorno di Franco Zammuto al vertice sindacale Saccenza è stato il segretario provinciale della CGIL, Alfonso Buscemi. Franco è un grande dirigente sindacale, una memoria storica, uno che fa con passione, ama questo lavoro, tutti i giorni a disposizione dei cittadini, dei lavoratori e della gente, e noi abbiamo bisogno di tanti volontari che si spendono per questa collettività, per questa città, una gran bella città che però, come tutte le città meridionali, le città siciliane, stanno attraversando un grande problema socio-economico. Dobbiamo lavorare tutti assieme per contribuire al suo rilancio, e Franco credo sia la persona giusta. Zammuto ha ribadito la necessità che l'amministrazione comunale promuova un tavolo di confronto sui temi economici che, messi in rete, possano permettere una ripresa del tessuto sociale ed occupazionale del territorio. È un'amministrazione come quella di Sciacca, che vive di grandissime e importanti risorse mai sfruttate, possa effettivamente uscire dalla situazione di crisi prima di altri. Non che non abbiamo le condizioni, diciamo, le ragioni per la crisi, però noi abbiamo le risorse per uscire prima degli altri dalla crisi. L'ho sempre sostenuto, e penso che organizzandosi, mettendo insieme tutte le parti, e così come ha detto l'Andino, creando quella concertazione di cui oggi c'è bisogno, e significa gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori, ai quali bisogna dare fiducia per poter realizzare le cose che si possono realizzare. Questo è l'impegno dell'organizzazione sindacale: chiedere all'amministrazione di mettere insieme tutte le parti per fare in modo che veramente si studi il modo di come uscire dalla situazione di impasse in cui ci troviamo. Il sindacato tradizionalmente è il polso della situazione sul piano della crisi socio-economica. Come fai oggi a promettere lavoro se non fai crescere l'economia? L'unica risorsa che ci può dare, che può dare il lavoro, è l'economia, sono gli imprenditori sfiduciati, che non hanno il coraggio di investire per le tante ragioni che purtroppo bloccano l'attività imprenditoriale, perché l'imprenditore, per investire, deve avere un ritorno. Per avere un ritorno, chiaramente, noi manchiamo di infrastrutture. Qui ci sono tantissime potenzialità da far esplodere, ci sono tutte le condizioni, bisogna spronare la politica, ognuno per le proprie competenze, perché dopo decenni di disastri, da Roma continuando per Palermo, ma anche pezzi di immobilismo nelle città, noi registriamo queste condizioni. A Sciacca, per esempio, c'è tutta una condizione che il reddito di cittadinanza, anche qui utilizzato, potrebbe essere utilizzato per dare sviluppo e creare lavoro.